Ora tocca a voi, mi raccomando. Siamo al momento più atteso. Fatevi sentire, facciamo sentire a tutti chi è Pontida, chi è il popolo e il prato di Pontida. Pensano di fermare la Lega con sentenze vergognose, pensano di indebolire i leghisti sequestrando i conti, ma non hanno capito che ci possono togliere i soldi, ma non ci toglieranno mai l'ideale e la libertà. E noi non abbiamo paura, perché a guidarci c'è il capitano, lui che non si ferma mai, lui che non teme niente e nessuno. Tutto il popolo di Pontida con te, tutti insieme salutiamo il capitano Matteo! Tutto il prato, Matteo! Matteo! Grazie. Grazie, è particolarmente emozionante essere qua con voi oggi. Se qualcuno pensava di portare sconforto, tristezza e paura sul prato di Pontida, la risposta l'avete data voi e l'aveva data il buon Dio con questo sole. Grazie fratelli per chi ha fatto ore e ore di viaggio. Permettetemi prima di cominciare di fare qualcosa che abbiamo scelto di fare da quando ho cominciato a essere segretario di questo splendido movimento, che non è un partito ma è una famiglia. Qualche anno fa, 3 anni fa, decisi che per ricordare la battaglia di tutti quelli che c'erano e che ci hanno lasciato avremmo piantato l'albero della vita e della libertà, che è là, per ricordare tutte le sorelle e i fratelli che hanno cominciato anni fa la battaglia con noi e in questo momento ci seguono da lassù. Quindi il primo pensiero, e non solo il primo pensiero, il primo atto fisico lo dedico a chi non c'è più ma ci sta seguendo e ci sta proseguendo dall'alto, perché la Lega non muore e non morirà mai. E adesso vado a portare la mamma di Gianluca Buonanno, là accompagnata dal vostro applauso, la signora Lina. Applauso a Gianluca, a tutte le ragazze e i ragazzi che ci seguono da lassù. Non molleremo mai anche per voi. Thank you.
Grazie Gianluca, grazie Vittoria, grazie Fiore, non molleremo mai, è un dovere che abbiamo nei vostri confronti. Giustizia, giustizia, noi abbiamo militanti condannati a pagare di tasca propria 15.000 euro col conto corrente bloccato perché hanno scritto su Facebook che le cooperative si arricchiscono con l'immigrazione clandestina. Noi abbiamo un giudice che è entrato di notte nelle sedi della Lega a ripulire le vostre tasche, non a portar via i soldi del finanziamento pubblico che la Lega non prende più da anni, ma a portar via i 10-20 euro di contributi dei pensionati, degli studenti, degli operai, di artigiani che credono nel nostro progetto in un paese diverso. Se pensano di bloccarci rubandoci quello che è il frutto del nostro lavoro, hanno sbagliato a capire. Andiamo avanti più determinati e più arrabbiati di prima. Andassero a sequestrare i conti correnti dei mafiosi che girano liberi per l'Italia, perché su questo prato c'è gente per bene. E io vi chiedo di dire sì o no a una proposta di legge che presenteremo al Parlamento quando l'anno prossimo andremo al governo. Come in altri paesi, giudici eletti direttamente dal popolo, sì o no? E chi sbaglia paga. E chi sbaglia paga. E siccome noi siamo un movimento nato per la libertà, altre leggi liberticide che cancelleremo sono la legge Mancino e la legge Fiano. Le storie e le idee non si processano, in Unione Sovietica processano le idee, fanno il processo al ventennio mussoliniano e poi si comportano come il regime nel 1925 che imbavagliava chi non la pensava come la dittatura voleva. Un paese libero di pensare, di parlare, di lavorare e di sognare. Per questo siamo qua oggi. Io ringrazio le ragazze e i ragazzi dei giovani che sono il futuro per cui stiamo combattendo, e ringrazio anche alcuni ospiti per farvi capire che cosa farà la Lega al governo, perché ricordatevelo, quest'anno è l'ultima pontida con la Lega, l'opposizione e la sinistra al governo. Io chiamo sul palco due amici di due associazioni non leghiste, ma che ci stanno seguendo e che stiamo seguendo, e sono Nicola Stilla, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi, e Renzo Corti, presidente regionale dell'Ente Nazionale Sordi, perché la disabilità e i disabili saranno una priorità della Lega al governo. Perché io mi vergogno di un governo che dà 280 euro al mese a un disabile totale e 1.000 euro a quelli che sbarcano domani mattina a Lampedusa. Grazie Nicola, grazie Renzo, a nome dei 3 milioni di dimenticati, di fantasmi in Italia, a nome di quei papà, di quelle mamme che resistono, coi bimbi che sono nati con una difficoltà in più e che vanno a scuola e che con la buona scuola di Renzi non trovano neanche la maestra di sostegno in classe. Un paese che non aiuta chi è in difficoltà è un paese barbaro e incivile. Quindi grazie Nicola, grazie Renzo, vi porteremo con noi a Roma a cambiare questo paese. E poi invito
Fateglielo l'applauso, perché domani mattina si alzano senza vedere questo mondo e senza sentire le vostre voci, ma devono avere i nostri stessi diritti e le nostre stesse possibilità di avere una vita da uomini e donne libere. Non ci sono italiani di serie B da dimenticare in soffitta o in ospizio. Questo è un paese con in testa, un paese giusto. E ringrazio per la presenza anche l'amico Capone, segretario generale della UGL, perché il primo mondo che cambieremo è quello del lavoro. Basta col Jobs Act, è un futuro a tempo determinato, in prova, a 3 euro all'ora, con le false cooperative che sfruttano e che non pagano le tasse che dovrebbero pagare. Una riforma del lavoro che sarà fondata sulle certezze, su un lavoro che sia lavoro, riportando in Italia le migliaia di ragazzi costretti a scappare all'estero per studiare o per lavorare. Questa è l'immigrazione che la Lega al governo favorirà, riportare in Italia i milioni di italiani che sono scappati all'estero per costruirsi un futuro e che noi vogliamo riportare qua, in Lombardia come in Sicilia, per costruirsi qua, nella loro terra, un futuro da uomini liberi. Questo è il governo che va avanti a colpi di bonus, a colpi di elemosine, a colpi di pseudo diritti. Stanno abituando questi ragazzi ad accontentarsi di poco o niente. Le tutele precarie, ormai avere un contratto a tempo determinato è la normalità e avere un posto fisso è l'eccezionalità. Ormai per fare un favore alle multinazionali che speculano sul sudore, sul lavoro e sulla fatica, non si dà il minimo valore a quello che è il lavoro. E noi, e vi chiedo se siete d'accordo, come hanno fatto alcuni cantoni in Svizzera, proporremo un minimo salariale all'ora sotto il quale non si può andare. Sì o no? 3 euro non sono uno stipendio, 3 euro è sfruttamento. E penso anche ai milioni di lavoratori autonomi, alle partite IVA, ai liberi professionisti, agli artigiani, ai piccoli imprenditori che non sono i fighetti che vanno a discutere in televisione o nei salotti, ma sono quelli che domani mattina tirano su la saracinesca. Vi prometto che il nostro Stato vi lascerà lavorare senza rompervi le scatole dalla mattina alla sera. Basta con gli studi di settore, spesometro, redditometro. La gente libera di lavorare, gli agricoltori liberi di mietere il grano e mungere le vacche senza che l'Unione Europea massacri i nostri prodotti. Questa è un'altra delle nostre priorità, la difesa dei prodotti italiani, se serve proteggendoli con dei dazi, sì o no? Sono stufo che sulle nostre tavole arrivi il riso della Cambogia, il pomodoro del Marocco, il pesce marcio della Turchia o le schifezze dell'altra parte del mondo. Giù le mani dalla nostra agricoltura e dalla nostra pesca. Diamo da mangiare e da bere ai nostri figli il frutto della nostra terra, perché è lavoro, ma perché è salute. Ringrazio anche, e l'invito a salire sul palco, 2 amici particolari che rappresentano centinaia di migliaia di lavoratori che in queste settimane sono stati infamati, attaccati, derisi, insultati. Io invito gli amici Gianni Tonelli e Armelao dei sindacati della polizia e delle forze dell'ordine, perché noi stiamo con le forze dell'ordine, noi stiamo con chi ci difende, senza se
e senza ma. Se su centinaia di migliaia di poliziotti, di carabinieri, di vigili del fuoco, di forestali, di agenti della polizia penitenziaria, ce ne sono due che sbagliano, quei due e quei due soli, visto che hanno sbagliato forse fino a prova contraria indossando una divisa, dovranno pagare e pagare fino in fondo, perché la divisa va onorata. Ma quando andiamo al governo daremo mano libera agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine per poterci difendere e riportare sicurezza, onestà e pulizia nelle nostre città. Questo è un impegno, ce lo prendiamo sì o no? Grazie per quello che fate per 1200 euro al mese, fra sputi, insulte, minacce da parte ad esempio dei bravi ragazzi dei Black Bloc o dei centri sociali. Al posto dei centri sociali, tanti prati e parchi giochi per bambini. Questo è quello che garantiamo al paese. Poi invito anche una ragazza che ha fatto ore e ore di macchina per portare la vostra testimonianza qua in mezzo a voi in questa splendida giornata. Saluto e ringrazio le televisioni che ci stanno dando un minimo spazio, sempre se Renzi permette, per carità di Dio. Non vorremmo oscurare la Renzeide che va in onda Reti Unificate dalla mattina alla sera. E poi rivedere il ruolo degli ordini professionali, cancellare assurdità come la formazione professionale obbligatoria continua, che è solo una mangiatoia, e rivedere il ruolo anche dell'ordine dei giornalisti. Lo dico da giornalista, sarà nostra particolare attenzione, perché se secondo gli standard mondiali l'Italia, in quanto a libertà di stampa, viene dopo il Botswana, è perché evidentemente c'è qualche problema. Invito a salire sul palco Letizia Giorgianni, che rappresenta i 300.000 italiani truffati dal salvabanche di Renzi. È questa ragazza che con la sua squadra sta girando tutta Italia per restituire a centinaia di migliaia di truffati i loro diritti. Hanno approvato il salvabanche, lo dice il nome. Hanno salvato le chiappe ai banchieri, ma hanno rovinato milioni di risparmiatori. Banca Etruria, Monte dei Paschi, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e via tutte le altre. Quando andiamo al governo, qualcuno di questi signori che ha sbagliato, che ha rubato miliardi e che adesso va a giro a fare shopping con l'autista della sua auto di lusso, va in galera, e sono i suoi di conti correnti che sequestriamo, non quelli della Lega e dei militanti, quelli di qualche banchiere e di qualche speculatore che ha sbagliato e, siccome siamo in Italia, non ha pagato niente. Anzi, magari va in televisione a spiegarci come gira il mondo. L'Europa, l'Europa che va cambiata. Noi daremo l'ultima chance di cambiamento a questa Europa che con le sue direttive sta massacrando un paese, la sua storia e la sua cultura, con la direttiva sulle banche, con la direttiva Bolkestein, con i limiti assurdi per i nostri artigiani, per i nostri agricoltori, per i nostri pescatori, con l'idea folle che ancora qualcuno ha. Io lo dico agli alleati con cui andremo a governare, visto che ho sentito parole un po' fuori posto.
chi vuole governare con la Lega abbia ben chiaro che la Turchia non è e non sarà mai Europa. Il regime turco non è e non sarà mai Europa. E o cambiano i trattati o ci danno la possibilità di controllare la moneta, le banche, i porti, il diritto al lavoro, la pensione, oppure meglio soli che male accompagnati. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. L'ultima chance la diamo, ma è l'ultima. Oppure padroni a casa nostra, in tutto e per tutto. Grazie. La Lega non è un partito, noi siamo un popolo e questo popolo salverà questo paese e gli restituirà quello che merita, soprattutto per dovere nei nostri figli. Grazie, perché essendo qua oggi avete fatto una cosa straordinaria, alla faccia di tutto e di tutti. Un'altra riforma che cancelleremo quando andiamo al governo, e sarà presto, sarà una pessima riforma. Provano a truccare le fregature mettendogli dei nomi appetibili, però io penso ai milioni di studenti, alle mamme, ai papà, ai bidelli, agli insegnanti, ai professori, ai direttori scolastici. Un'altra riforma che nel primo mese andiamo a cancellare è la buona scuola, che sta rovinando le nostre scuole e il futuro dei nostri ragazzi. Nel nome della sussidiarietà e dell'efficienza, la nostra buona scuola avrà concorsi e graduatorie per gli insegnanti su base regionale. Ognuno vive, insegna e lavora nella sua terra, perché non è possibile spostare migliaia di persone come animali da nord a sud, dalle isole al continente, dalla Sicilia al Veneto e dal Veneto all'Abruzzo, senza rimanere nella stessa cattedra e nella stessa classe per più di 2 mesi. D'altronde siamo l'unico paese al mondo che ha un ministro della pubblica istruzione che ha mentito sul suo titolo di studio. E capite? Ma che, e lo dico da papà, se devi educare al merito, alla fatica, al rispetto, i bimbi che oggi hanno 6, 8, 10, 12 anni, come puoi pensare alla follia di dire che sono proibite le bocciature alle scuole elementari e alle scuole medie? Come puoi educare i tuoi figli a dire non studiare, fai quello che vuoi, fai casino, insulta la maestra, che tanto lo Stato ti promette il 6 politico come nel 68, e adesso li vediamo i frutti del 68, le mele marce del 68, delle lauree regalate nel 68. Per andare avanti si fa fatica, si suda e si studia, e occorre meritare, perché i risultati arrivano se fai fatica, non se qualcuno te li regala. Leggevo settimana scorsa che questo pseudo ministro
ha istituito una commissione ministeriale per valutare come far usare in classe ai bambini i telefonini e gli iPhone. Se mio figlio viene beccato dall'insegnante in classe a giocare col telefonino, non è la maestra ad arrabbiarsi, ma sono io che mi arrabbio come una bestia, perché il telefonino lo lasci a casa per giocare, non te lo porti in classe. Che modello diseducativo stiamo lasciando ai nostri figli? Roba da matti. E da qua arriviamo alla libertà, che non deve essere solo libertà di pensiero o di parola, libertà di impresa, libertà di lavorare se meriti e non se sei raccomandato o amico dell'amico dell'amico. È per questo che io farò di tutto perché la Lega arrivi a governare anche in quelle regioni rosse come la Toscana, le Marche, l'Umbria, l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo, la Puglia, dove lavori se sei amico dell'amico e hai l'appalto se sei amico dell'amico. In Lombardia, in Veneto, in Liguria lavori se meriti. Questo deve essere il principio. Ma la libertà vuol dire che la libertà di scelta, la libertà di educazione, la libertà di tutela della salute in una famiglia spettano alla mamma e al papà, non allo Stato e non al governo, alla mamma e al papà. Hanno montato un cinema di settimane sulle presunte epidemie che ci sarebbero in Italia per colpa degli italiani, facendo un regalo miliardario a qualche multinazionale del farmaco sulla pelle dei nostri bambini. Lo dico da genitore, anzi, da papà. Non voglio mai più vedere sui moduli per iscrivere i bimbi a scuola quelle follie del genitore 1 e del genitore 2. Ogni bambino ha una mamma e un papà, e i bambini vengono adottati se ci sono una mamma e un papà. Punto. Stop. Il resto è altro. E quindi da papà ho scelto con la mamma di vaccinare i miei figli, ma un paese serio, un paese libero, che dalla sera alla mattina, unico in Europa, mette in vena a bimbi di pochi mesi 10 vaccini in poco tempo, deve quantomeno garantire esami prevaccinali gratuiti per tutti i bambini, le mamme e i papà. Perché quando io incontro, stringo le mani e guardo negli occhi quei troppi genitori i cui figli nati sani sono stati danneggiati per colpa dello Stato, mi vergogno e chiedo scusa a nome dello Stato. Giù le mani dai bambini. I bambini non sono un business, i bambini vanno protetti. Magari vanno protetti da quelle malattie come la tubercolosi, come la lebbra, come la malaria, come la scabbia, che non c'erano più nella nostra Italia e che ci ha portato come gentile omaggio qualcuno che è arrivato ospite non invitato negli ultimi anni. Vaccini obbligatori per i nostri figli e i 600.000 sbarcati, chi li ha vaccinati? Chi li ha controllati? Cancellare nel nome della salute e del rispetto il decreto Lorenzin, sì o no?
scusate, su Strack. Poi ne hanno parlato Toti, soprattutto Maroni e Zaia. Io ho l'onore, ma soprattutto la fortuna, di essere segretario di un movimento in cui milito da 27 anni, in un anno storico in cui finalmente la battaglia per il federalismo e per l'autonomia la possiamo vincere non al gazebo, non con una raccolta di firme, non con una fiaccolata, non con una manifestazione, ma con due referendum veri, il 22 ottobre, che sono due referendum su cui avranno gli occhi e le orecchie aperte i paesi di tutto il mondo, perché sono due occasioni di libertà, di giustizia, di partecipazione e di buona politica, sicuramente per 15 milioni di lombardi e di veneti che dopo 30 anni di fatiche e di battaglie hanno l'occasione storica di dire sì, voglio autogovernarmi senza intromissioni e vincoli dello Stato o di Bruxelles. Quindi è un'occasione storica nel nome della libertà, sicuramente per Lombardia e Veneto, ma è un'occasione storica anche per gli altri 45 milioni di italiani, perché se vince il sì in Lombardia e in Veneto, io vi chiedo se siete d'accordo o no sul fatto che io dal giorno dopo, suole delle scarpe consunate e zaino in spalla, comincio a girare tutta Italia da nord a sud per offrire la stessa possibilità alla Liguria, all'Emilia, all'Abruzzo, alla Puglia, al Piemonte e a tutti quelli che vogliono una politica sicura e vicina ai propri cittadini. Sì o no? E io ve lo chiedo perché qualcuno il parere degli italiani lo chiede coi click, scelgono i sindaci coi click, evidentemente sbagliano qualcosa se col click è uscita una marziana come Virginia Raggi che sta distruggendo quello che era rimasto della capitale, se coi click è uscita l'Appendino, è uscito il sindaco di Livorno, è spuntato il funghetto Di Maio, che ho visto stamattina ha detto ai giornali bisogna bloccare l'immigrazione clandestina. Fategli un applauso, ci è arrivato, ci ha messo qualche anno. Probabilmente ha ascoltato i comizi della Lega e ha capito qualcosa. L'ha capito anche Renzi. Ha dovuto scrivere un libro per dire aiutiamoli a casa loro. E io vorrei chiedere al signor Di Maio se bisogna bloccare l'immigrazione clandestina, per quale benedetto motivo i parlamentari grillini in Parlamento hanno votato con Renzi per cancellare il reato di immigrazione clandestina. Chiacchieroni, un giornalista ieri mi ha chiesto, ha paura di Di Maio? Ho detto io sicuramente no, però se tanto mi dà tanto a guardare quello che fanno in giro ad aver paura di Di Maio, devono essere gli italiani, come paura della Raggi devono essere i romani. Qua c'è gente che non ha paura di niente e di nessuno.
quando ci mandate al governo, lo reintroduciamo, quello che è un limite preciso e di buon senso. Entri in casa mia se bussi e chiedi permesso. Lo reintroduciamo il reato di immigrazione clandestina, sì o no? Clic. Potrei andare avanti ancora per tanto, però cosa hai detto? Non dire Alfano con una giornata così bella, c'è il sole, c'è una marea di gente, c'è gente che si è fatta 1500 chilometri per venire qua. Questo l'ho detto a Berlusconi, ma lo chiedo a voi. Io farò di tutto per portare le idee della Lega a vincere, per cambiare questo paese con un'alleanza seria, concreta, compatta, che è quella che ha liberato Genova, ha liberato Verona, ha liberato Alessandria, Piacenza, L'Aquila, Sesto San Giovanni. Però non voglio più vedere neanche dipinti sui muri i poltronari di professione alla Alfano. Questo sia chiaro a Berlusconi e agli alleati. Chi ci ha fregato il voto una volta non ce lo frega più. Ho questo mandato da parte vostra per tener fuori i poltronari e i traditori, sì o no? Agli atti del Tribunale di Genova. È questo l'impegno, che cambieremo la legge Fornero, l'hanno capito anche i tombini tranne la Fornero. Io non so perché continuano a invitarla in televisione, perché mi metto nei panni di milioni di lavoratori che quando la vedono comparire in televisione scagliano il telecomando contro la parete, e io ricordo un principio sacrosanto su cui mi impegno e chiedo il vostro impegno: andare in pensione dopo aver faticato e sudato in fabbrica, in ospedale, sul camion, a scuola. C'è qualcuno che sta male? Ho detto Fornero. Ragazzi, un attimo, ci sono i volontari, grazie. Fate un po' di spazio qua davanti, lasciate 5 metri di spazio cortesemente, fate respirare e diamo modo di lavorare. E anzi, facciamogli un applauso straordinario ai volontari del soccorso che gratuitamente in tutta Italia, dalla mattina alla sera, fanno quello che dovrebbe fare lo Stato e salvano le vite che dovrebbe salvare lo Stato. Quindi il mio pensiero ai 5, 6, 7 milioni di volontari che ci sono in tutta Italia, è un pensiero particolare ai donatori di sangue che in questi giorni di emergenza stanno facendo il loro lavoro e il loro dovere gratuitamente e volontariamente. Il dono del sangue è anonimo, gratuito e volontario, però siccome molti magari per pigrizia o per ingiustificata paura non lo fanno, noi al governo, rispettando i diritti e la libertà di scelta di tutti, però io penso ai ragazzi che ci sono con me sul palco, penso a questi ragazzi e a queste ragazze nelle scuole, invece dei telefonini, vorrei riportare l'educazione civica e un'ora di volontariato per spiegare ai ragazzi di 18 anni quanto è bello aiutare il prossimo, quanto è bello salvare una vita, quanto è bello tirar fuori il sorriso di un bambino, di un anziano costretti in ospedale, che non hanno più niente e nessuno. Questo mi piacerebbe che tornasse nelle nostre scuole
magari accompagnandolo nel nome dell'educazione e del rispetto alla reintroduzione, e vi chiedo il sì o il no di 6 mesi di servizio civile, servizio militare a livello regionale per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Sì o no? Ognuno nella sua regione, nella sua città, con nozioni di pronto soccorso, di pronto intervento, di protezione civile, per difendere, proteggere, aiutare le nostre comunità nel momento del bisogno. Voi capite che troveremo tanti ostacoli. Voi capite che l'iniziativa di alcuni magistrati di questi giorni non è casuale. Dico alcuni perché aspetto, chiamo oggi a vostro nome, a nome di 60 milioni di italiani, a una reazione di orgoglio, di dignità e di giustizia le migliaia di magistrati e giudici che fanno bene il loro lavoro, che combattono la mafia e la camorra e che non vogliono fare politica e non usano le sentenze per fare politica. Ci sono questi giudici, ci sono questi magistrati. Pensiamo all'ex procuratore di Venezia, Carlo Nordio, persona seria, integra, con la schiena dritta, che ha detto che quella di Genova è una sentenza politica. Ecco, per mettere mano alla riforma della giustizia, noi chiameremo a darci una mano tanta gente per bene come Carlo Nordio, per avere una giustizia vera, una giustizia giusta, che non ci metta 8 anni per arrivare a una sentenza, che non tenga in ostaggio milioni di italiani pignorati, sequestrati, confiscati e cancellati. E se voi ce ne darete la forza a Equitalia, noi non cambieremo nome, ma gli cambieremo mestiere, gli cambieremo paese, perché sono stufo che chi lavora venga strozzinato e controllato come neanche in Unione Sovietica. Questo ci ripromettiamo di fare: ridare lavoro, ridare sorriso, ridare ai nonni il diritto di essere nonni. Quando sei arrivato a 62, 63, 66 o 67 anni, il tuo posto non è la fabbrica, il tuo posto è la casa di tuo nipote, che devi poter veder sorridere e crescere senza ricordartelo solo in cartolina. La bellezza di essere nonni, di essere figli, di essere mamme e di essere papà, facendo una cosa soprattutto, ed è questa la scommessa che da prossimo presidente del Consiglio io mi prendo, ed è questa la promessa che da prossimo presidente del Consiglio faccio a voi. Guarderò e guarderemo non solo gli indicatori economici, ragazzi, non solo il rapporto deficit-PIL, il debito, lo spread, i bund e i bond e quello che ci chiede l'Europa e lo 0, in più o in meno. Se l'Italia riparte e rinasce, noi lo vedremo, perché una cosa faremo liberando il lavoro: torneremo a riempire le culle, i nostri ragazzi e le nostre ragazze torneranno ad aver fiducia nel futuro. L'unico indicatore che mi interessa sono i bimbi e le bimbe che torneranno a nascere, perché quelle culle sono vuote, perché qualcuno le vuole tenere vuote, perché qualcuno ci spiega che a pagarci le pensioni saranno i 1800 che sono sbarcati ieri, che per i telegiornali non esistono,
perché non ne sbarca più neanche uno, ma ne stanno sbarcando altre migliaia. Sapete chi dovrà pagare le pensioni ai nostri anziani? I nostri giovani, che dovranno poter rimanere in Italia a lavorare con uno stipendio decente. E a casa nostra arriverà con il permesso solo coloro che potranno servire al nostro paese, come in Canada, come in Australia, come in Svizzera. Se sei immigrato, sei per bene e arricchisci la mia comunità, sei il benvenuto. Se sei uno di quei clandestini che stuprano, spacciano, molestano e fanno casino, nei primi sei mesi di governo li prendiamo tutti e li mettiamo sul primo aereo biglietto di sola andata per tornare a casa loro. Sì o no? Spalancando le porte a quegli immigrati per bene che sono anche qua oggi su questo prato, che non vanno confusi con spacciatori e stupratori. Non si distingue un essere umano in base al colore della pelle, lo si distingue in base ai propri valori e alla propria identità. Io al governo ho in testa un'Italia solidale, generosa però in primis con quei 4 milioni di italiani sotto la soglia di povertà che non tirano a fine mese, per cui case popolari, bonus bebè, bonus affitto, prima agli italiani, sì o no? Questo fa un paese civile. Do rispetto a chi porta rispetto, però se arrivi a Pontida, se arrivi in Italia e inizi a dire mi dà fastidio il presepe, mi dà fastidio il crocifisso, mi dà fastidio Gesù bambino, torna pure da dove sei arrivato e a casa tua fai quello che vuoi, perché qua c'è un popolo che ha una sua storia, una sua cultura e ha una sua identità. È un programma di governo ambizioso, ce la faremo. L'anno scorso su questo prato chi di voi, chi di noi avrebbe pensato che avremmo vinto a Genova e Spezia, a Pistoia e Verona, a Sesto San Giovanni, rossa da sempre, dove abbiamo detto se vince la Lega non si fa la moschea, ha vinto la Lega e non si fa la moschea. Detto, fatto, ogni promessa è un debito e noi abbiamo buona memoria. Questo è l'impegno. Non ci fermeranno. Hanno svuotato le nostre tasche, hanno svuotato le vostre tasche. Io preferisco avere pochi soldi e tante idee piuttosto che avere tanti soldi e poche idee come Renzi e i compagni di sinistra. Gli lascio i loro milioni, le loro cooperative, le loro banche e i loro palazzi. Noi chiederemo aiuto a voi, chiederemo aiuto ai milioni di italiani che ci stanno seguendo con affetto, che in questi giorni mi hanno chiamato, dai grandi imprenditori ai precari, agli artigiani che mi hanno detto come posso fare a darti 10 euro o 1000 euro perché credo in voi. Io domani vedo gli avvocati, perché siamo in un paese, ragazzi, dove oggi voi avete rinunciato a una giornata di lavoro, di festa, di riposo, di famiglia per essere qua. Siamo in un paese dove dalla sera alla mattina, senza che a me e a voi sia stato portato neanche un foglio di carta, sono entrati in casa e hanno portato via tutto, come capita a migliaia di artigiani, di imprenditori, di commercianti, di padri di famiglia, a cui dalla sera alla mattina portano via la casa, bloccano il corrente, rubano il futuro. Io vedo che gli altri gireranno l'Italia per la loro bugiarda campagna elettorale in treno, in aereo,
pullman. A me piacerà e piacerebbe girarla su uno di quei furgoncini che rappresentano i milioni di italiani che vivono del proprio lavoro e che la banca gli ha fermato ieri mattina perché non ce l'ha fatta a pagare un debito che è ritenuto folle da tutto il mondo. Hanno fatto a noi quello che fanno a tante famiglie e a tante imprese. Qua c'è qualcuno di voi che ha paura? C'è qualcuno di voi che si arrende? C'è qualcuno di voi che ha perso la voglia di combattere? Se voi ci siete, io non mollo. Prima li attaccano, prima li diffamano, prima li ignorano e poi vincono. E ricordo una su tutti di queste persone attaccata, ingiuriata, diffamata, dimenticata, ma che poi adesso diventa uno dei pilastri della nostra cultura, a cui mi piacerebbe che tutte le città amministrate dalla Lega dedicassero una via, una piazza o una scuola. E penso a quella gran donna di Oriana Fallaci, che aveva visto prima di tanti e prima di tutti quello che sarebbe successo nel nostro paese. Io oggi vado via da qua con il cuore gonfio. Voi avete impegno, e non uso parole a caso, è una scelta che ho fatto tanti anni fa ed è una scelta che rinnovo ogni giorno in cui il buon Dio mi dà la fortuna di svegliarmi e di vedere quanto è bello il mondo che ci circonda. Voi andate via di qua, voi se non siete qua perché non ce l'avete fatta e ci state seguendo da casa, tornate a casa e domani vi alzate e avete impegno la mia vita. Io non mi arrendo fino a che non cambiamo questo paese. Io sono nelle vostre mani. Il paese è nelle vostre mani. E quindi dico a voi, a questa splendida giornata, a chi arriva da vicino, a chi arriva da lontano, posso dirvi che io ho imparato tanto da chi mi ha preceduto, io sono stato svegliato, educato da chi mi ha preceduto. Se siamo qua oggi è perché la Lega ha radici profonde e io ringrazio profondamente chi prima di me ha avuto l'onere e l'onore di essere segretario di questa famiglia e di questa comunità. E io dico loro, dico voi, che ho letto tante sciocchezze sui giornali, ma il mio orgoglio più grande da milanese, da lombardo, è venire qua mischiate tante bandiere diverse, tante belle bandiere diverse. L'Italia sono 8.000 campanili, sono 8.000 profumi, sono 8.000 cucine, lingue, storie, dialetti, identità, che qualcuno a Roma e a Bruxelles vuole cancellare, vuole appiattire. Siamo belli perché siamo diversi. Dalle Alpi alla Sicilia riprendiamo in mano il nostro paese, restituiamo ai nostri figli l'orgoglio, la dignità di vivere in un paese libero. E quindi io vi dico che nel nome del buon Dio, nel nome dei valori dell'amicizia, della solidarietà, della libertà, dell'amore per la nostra terra, dell'amore per i nostri figli, io mi impegno e chiedo a voi se siete pronti da oggi a cominciare
una lunga e pacifica battaglia per liberare questo paese dalle mafie, dallo sfruttamento, dalla corruzione, dall'invasione clandestina. Siete pronti, sì o no? Sì o no? Sì o no? Se voi ci siete, io ci sono, viva la Lega, andiamo a governare e a liberare questo paese. Grazie amici. Salutiamo ancora con calore e col cuore tutti insieme Matteo! Matteo! Matteo!
chiusura ancora Matteo Tiraboschi. E Tatiana Bianchin. So. Grazie. Sì, funziona, sì. Alzi un po' il volume, grazie. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure o principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. Cercateci in Facebook, ciao! Grazie Lega! Capitano, non si molla!